E ritrovati amici di Calcio Napoli 24 TV con il nostro podcast Gli Occasionali. Quest'oggi una puntata a dir poco scoppiettante, voliamo, andiamo velocissimi, ringraziando subito Emanuele Bernardo in cabina di regia. Un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, un saluto a Vincenzo Testa. Ciao Vincenzo Testa, velocissimo anche ciao, tu. Riccardo, ciao Riccardo, hai capito con chi siamo oggi? Con Vincenzo Testa. Non solo con me, niente poco di meno, o dovrei dire niente Peppe di... Ladies and gentlemen, alziamoci in piedi virtualmente. Emanuele Sangazza per l'inquadratura, Peppe Iodice, ciao Peppe. Grazie per essere qui. Un po' troppo, diciamo, un po' troppo. Abbiamo esagerato. Sono quelle cose che si fanno per valorizzare l'ospite, così uno non pensa, no? Però uno la dà ricetta. Ma in questo caso la cena arriva avanti così comunque. Sempre da anni ormai. Sono buone, a volte non sono tanto buone, loro li saltano. Peppe, come mai hai scelto di accettare l'invito di Calcio Napoli 24? Il primo podcast di Peppe Iodice. Il primo podcast di Peppe Iodice a Calcio Napoli 24. Quando non andavo a San Juan, cioè nel senso ti capiamo, okay, no, perché insomma mi avete chiesto, io di solito non sapendo come la cosa dico sempre poverim, no? Sì, poi vediamo, ci organizziamo. Lo mando sempre. Però Calcio Napoli 24 insomma è roba potente, roba forte, roba molto vicino al mio cuore, ai miei sentimenti. Ha fatto l'elogio a noi come noi l'abbiamo fatto a lui praticamente. Sì, c'è la verità, però è secondo me è venuto meglio a lui che a noi. A lui è venuto meglio, l'ha fatto, si vede che no, l'ho pensato davvero per un attimo come è passato, diciamo non lo penso più, però è così. Noi ovviamente ti ringraziamo per queste belle parole. Andiamo subito a bomba. 30 maggio, Peppy Night, Stadio Diego Armando Maradona. A proposito di cuore. Sì, allora io dico che questa cosa qua è una meravigliosa, stupenda buffonata, cioè perché un comico allo stadio è insomma... È la prima volta penso al Maradona. Ma no, a Brea la partita, cioè la prima volta che paga. La prima volta che un comico va al Maradona. No, c'è stato Giasiani qualche anno fa, fece uno show suo... però era San Paolo, il primo al Maradona, sicuramente. Io credo che un comico al Maradona sia sovradimensionato, cioè nel senso che il comico deve stare al teatro, e nei teatri grandi, nei teatri piccoli, ma al teatro. In uno stadio non è proprio il posto adatto per un comico, però è il posto forse adatto per il Peppy Night, quindi io sono... ovviamente lusingato dal fatto che io possa stare allo stadio, ma sono proprio felice contento che Peppy Night raggiunge una platea così vasta come già l'ha raggiunta, devo dire, televisivamente, mediaticamente, in streaming, sulla rete, però sono contento che una creatura così vicina a me, che io cerco di proteggere sempre, abbia raggiunto questo risultato. Ma di fare la puntata finale. Tu te l'aspettavi quando è nato il Peppy Night? Poi raccontaci anche come è nata l'idea del Peppy Night. Non mi potevo mai aspettare, perché il Peppy Night nasce da un pomeriggio del 2020 in cui il produttore Pino Oliva era in ospedale col Covid, ma non il Covid a così, un Covid pesante. Serio? Era a Loreto Mare, mi fanno una telefonata, una videochiamata di Pino Oliva che io conoscevo abbastanza bene, ma non ero fratam, come lo è poi diventato, cioè quasi morto, cioè nel senso era nel letto. Pino già esteticamente è discutibile in quel momento. Salutiamo Pino, che è qui con noi, voi non lo potete vedere, no, ma è qui con noi. Lo penso sempre ed è giusto che lo sappiano tutti che io non ho molto stima di lui dal punto di vista estetico. E diciamo che niente, dopo pomeriggio mi fanno questa videochiamata in cui Pino era veramente in condizioni non buone, gravi, ma abbastanza gravi, in ospedale. Era provato da questa cosa, ci siamo sentiti, ma passati gli infermieri, io ero anche un po' imbarazzato, anche perché era pieno lockdown, zona rossa. Lui alla fine di questa videochiamata mi dice: però se riesco a scendere dall'ospedale dobbiamo fare una cosa insieme. Io ho detto sì, istintivamente, perché devo dire no, muore, cioè nel senso che era sì, io dicevo questa mi sembra la cosa minore, anche perché in quel momento c'era pochissima possibilità di sopravvivenza, quindi c'è tipo rega mo sopravviva ma fa ora invece si è salvato quindi quando è uscito dall'ospedale era un segno del destino. In verità facemmo prima una cosa che era sblockdown nell'estate 2020 all'Arena Flegrea, che era un'altra follia sua, perché metti che, se tu ricordi quel periodo, maggio, fine maggio, come no? Cioè uscimmo di casa a fine maggio ma non si faceva nulla in quell'estate. Lui organizzò Arena Flegrea, in cui tutta agenda di stanca, la follia totale che vivevamo in quel momento, cioè una che mascherina all'aria aperta, una cosa che se la pensi adesso è un film dell'orrore, però facemmo strapieno lì e fu una serata magica, perché poi ci vennero a trovare tutti gli amici che infaticavano nessuno in quel periodo. Alla fine di quell'avventura lui disse, perché lui li lancia sempre, su fatto che se uno non blocca un coppa WhatsApp poi guai succede, perché una cosa va buona, una cosa va buona, poi succede sempre che una cosa statisticamente lui dice perché non facciamo una cosa, perché continuava purtroppo a ottobre richiusero di nuovo tutto in zona rossa, disse perché non facciamo una cosa per il 31 dicembre, cioè facciamo il capodanno dal suo teatro, il teatro Troisi, così. Io volevo qualcosa per uscirmene di casa, sì, impazzendo a casa, non ce la facevo più, secondo lockdown, che la follia, i green pass, cioè veramente una follia totale. Io dissi di sì, raggruppammo tutti gli amici miei, io dissi a Massandrea, a Decibel, Procopio, insomma, ci riunimmo, Critelli, e facemmo Peppy New Year, non il 31 dicembre, perché dice ti volesse mangiare pure la famiglia, cioè non mica su Amadeus, sono stata serata in da casa, dall'anno in da casa, ma proprio 31 me la mangio. Facciamo 1° gennaio Peppy New Year Canale 21, perché poi chiamammo Paolo Torino, che fu molto disponibile purché ne veniva da fa, quindi fu ti mandiamo questo disse sì, buonissimo, erano tutti i film di Totò, abbiamo riso delle mannatici 50 volte, quindi a un certo punto disse sì, facciamo questa serata, ragazzi, che ebbe degli ascolti pazzeschi, cioè lo videro tutti, nessuno se l'aspettava, tu quando in da casa, quindi veramente ascolti pazzeschi. Bello. E quindi dopo quella serata Pino Oliva rilanciò, Paolo Torino pure ci propose, continuiamo a fare, lì è nata l'idea del Peppy Night, che nacque più o meno febbraio-marzo del 2021, e teatro chiuso, cioè vuoto, noi soli in quel teatro, e quindi immaginate una trasmissione comica senza risate, con Decibel che metteva le risate tipo sitcomedy, però vi posso dire che era una magia incredibile. Avevamo voglia di farlo, di stare insieme, i colleghi arrivavano e non gli sembrava vero, a noi sembrava di vivere la vita normale di nuovo solo il venerdì, perché lo facevamo il venerdì il primo anno, e fu una magia da subito. Lo vedevano tutti, facevamo cose, la cosa bella sapete qual è? Che in tv, in teatro, cioè comunque tu lanci un'idea, poi c'è sempre quello che dice però così non si può fare, però togli questo. In quel momento nessuno mi godeva di niente, perché insomma erano tutti distratti da quell'evento pazzesco che era la pandemia. Io ho fatto quello che volevo fare, che avrei sempre voluto fare, e poi si è rivelato che è stata una cosa fortissima, potente, perché si è rivelata proprio, che è arrivata al cuore delle persone, cioè la gente. Il successo di una trasmissione è che tu il giorno dopo la gente ne parla, cioè ti dice ma ieri sera hai fatto che ne so, l'intervista doppia della prima edizione Stefano De Martino Papuscello è stata una cosa viralissima, era una cosa surreale, era un fatto che Stefano diceva una cosa, Gillen diceva proprio un'altra cosa, che non c'azzecava, era bella, bellissima, cioè, è stata una profonda emozione, e devo dare atto a Pino Oliva, che non morendo ha permesso tutto questo, ha avuto un'intuizione che si può avere soltanto nei casi estremi, cioè, quando vedi la luce. Bravo, può essere che lui avrà visto qualcosa, evidentemente qualcosa è stato tentato. Quindi lui dice la migliorina è la morte, che poi non è avvenuta, quindi lui è vivo e combatte insieme a noi. Bellissimo. E qual è stato l'ospite che più ti ha fatto ridere anche dietro le quinte, tra di voi che ne avete parlato per tanto. Tenete presente che, allora vi racconto il backstage del Peppy Night. Sì. Il backstage del Peppy Night è i camerini del Teatro Troisi, che non sono larghissimi. Non sono manco stretto, che io lo sto allargando. L'hanno pure allargato. Tutte le soldi che ha fatto, se potesse pigliare tutto, vabbè, però lui spende in altre cose. Poi nel caso faccio un altro podcast che vi racconto la vita di Pino. Con piacere. Però questi camerini che sono raccolti, e in cui c'è un tavolo grandissimo in cui ci sono Operio Musso, Taral, Zogna e Peva. Ma sono sempre stesso o si cambiano? Poi? Ragazzi, finiscono in 25 minuti. Cioè, no, ma il catering l'ho fatto io, l'ho preteso perché alla fine della prima edizione vi rivelo che Pino Oliva disse insieme a Enzo Barile, il nostro amministratore, ragazzi, per l'anno prossimo noi dobbiamo ottimizzare, togliamo il catering. Io feci una delle litigate più grandi che ho mai fatto con Pino, perché dissi io non faccio più l'edizione, perché ma Imo Vargas dice nella scimità invece è una cosa vitale, determinante, è proprio, è una delle cose più importanti del Peppy Night. Chi lutava alla 3 con un vino che ci ha portato la prima volta Giuseppe Rosi, i nostri assidui collaboratori, un vino proprio dalla campagna brusciana, e sta ancora lì, che è una cosa che va nel cervello. Che? Poco frizzantino, ragazzi, fermo, però che tene che l'ho fatta, cioè e poi ogni edizione fa, e mettete che tu, ragazzi, se ne consumano 15 bottiglie a puntata. Noi non abbiamo mai fatto una puntata sombri. Bellissimo. No, noi tutti gli ospiti, perché arriva Sgabbi, prego maestro, e chi comunque sono a bevere, lo poco so beva a vuoto, quindi ti va proprio in discervella. E quindi immaginate già uno tendenzialmente che chiaro. Immagino che diventa. Quindi noi abbiamo il clima del Peppy Night, sta tutto là. Bello. Si crea quello e quindi vai in leggerezza, no? Leggerezza, e poi noi che siamo, c'è la forza dell'amicizia. Io veramente è quello, cioè nel senso che 4-5 amici, 6 amici si mettono insieme e fanno una cosa che le vince, cioè si mettono insieme, noi è la nostra oasi, ognuno di noi prova a fare altre cose, però poi quando torniamo al Peppy Night è proprio divertimento assoluto. Poi se diventa pure un successo che ti aiuta professionalmente, è anche bello, e certo ti dà pure adito di poter dire no, io stanno, ma fermo e faccio Peppy Night, cioè potete fare quello che volete voi, quei 3 mesi non ci sono, che è successo, quello che è successo alla fine. E invece l'ospite che vorresti portare, che ancora non sei riuscito? Allora, gli ospiti ideali, allora ti dico quelli vivi e quelli che non ci sono più, perché l'abbiamo pensato prima. I vivi, vabbè, io al tavolo col vino e con la zogna per Aurelio De Laurentiis sarebbe interessante. Si scrive da sola, sarebbe interessante. Ci faccio l'ovina prima che non l'ha, che abbiamo detto prima, sarebbe molto interessante. Magari anche con qualche contratto, qualche penna che là, ma lui là potrebbe dire, perché il pubblico del Troisi che sta addosso all'ospite induce, anche quelli che sono arrivati erano un po' spocchiosetti, sono in una televisione regionale, sono un grande ospite, un grande personaggio, ho per i minuti senti la gente, il calore, io un gol che dice cose, che una delle prime domande è quando tiene in coppa a banca, chi lo fa, ma che sta dicendo chi sta? Poi capisce subito il mood ed è, cioè, poi cominciano a dire, molti fanno, fighissima sta cosa. Sì, ma è quello che è a festeggiare le luminarie, che ci tengo a dire, ho combattuto contro il mondo che l'allumà, perché tutto quanto faceva, potremmo fare, soprattutto direttori della fotografia che li ragazzi potremmo fare un po' un Letterman, forse Zogna e Pepe, cioè con Letterman, Zogna e Pepe, vino paesana, Letterman non mi ricordo, che da province Brusciano, no, non lo sappiamo, origine, capisci? Quindi io dicevo no, per me ci vogliono le luminarie della festa di piazza, l'umma della festa di piazza, che crea proprio quello, ti crea quel disegno, è proprio il vestito di Peppy Night. Sì, ma il mio vestito, perché io da quello vengo e quello faccio, cioè il mio live estivo sono le piazze, le feste, eccetera. Però è proprio il cuore, la mia anima, io sono di Barra, la festa dei Gigli, cioè Io funziono solo se sono io al 100%, se metto il cuore e l'anima. Poi sono imperfetto, irregolare, certi dici ma no, ma con mallucco chissà, perché in da certi momenti a me non l'entusiasmo, quando me non l'entusiasmo non riesce a fare no, così. Poi sbaglio, perché è chiaro che televisivamente a livello attoriale sono attaccabilissimo, no? Soprattutto dagli attori quelli un po' dopo più... una certa età che stanno a casa, probabilmente non per una giornata senza fare niente. Beh, tu quanti anni hai ora? Non ho capito. No? Di che anno sei? Allora, 22. Mi dà molto fastidio tutti e due perché avete questa banalissima gioventù. Lui è più vicino a te, penso, che a me. Frate, devo pensare quando prendi, chissà, ma io sei proprio io 34, un giovane, però te li porti bene perché io 36. Veri, è tutto vero. Guarda, allora, dato che abbiamo parlato di Peppy Night, io ti vorrei fare questo giochino che abbiamo pensato. Praticamente noi abbiamo delle fotografie che il pubblico non può vedere, con delle persone con cui tu hai lavorato. Tu ci devi dare un'opinione su queste persone, loro non lo sapranno mai. Senza dire chi è. A meno che il Corona non ci dà qualcosa di soldi, poi chiaramente là. Però vabbè, dividiamolo in caso. Però partiamo dalla prima immagine. Vabbè, sono tre, posso dire? Sono tre e sono tre straordinari talenti, ognuno nel suo campo. Uno è un comico straordinario. È uno di quelli che mi fa più ridere in assoluto e credo che sia uno dei più grandi talenti comici italiani. Un altro è una personalità fortissima che è molto vicina anche a voi, no? Molto vicina anche a voi, e che ha fatto di quel lavoro, l'ha personalizzato e imitato, io sento continuamente in tutti i posti in cui lavora lui del mondo, che la fanno come Fais, è riuscito a creare un brand, ed è uno forte. L'altro è un professionista strepitoso, è uno bravissimo nel fare il mestiere del conduttore, ma è straordinario anche dietro le quinte ad organizzare. Ma il pazzericcio di chi sono? Allora lei tutto cose positive, perché sennò non si capisce. Sono Francesco Procopi, dai, c'è Peppellini e Francesco Massambrea. In ordine pure, e li salutiamo. Sono i miei tre fratelli del Peppy Night. Assolutamente. Prossima immagine. Che è successo? Perché Chris allora, è giovane, però non lo so fare. Allora, lui è uno dei veramente un fuoriclasse. Secondo me è uno proprio baciato dal talento, perché all'età sua, a 34 anni, infatti faccio capire quando hanno inizio, a 34 anni è di una lucidità, una lungimiranza, un'empatia, riesce a capire i tempi, i modi, l'energia giusta da dare in una trasmissione televisiva, in uno spettacolo teatrale, perché l'ho vista a teatro ed è un fenomeno. Io credo che veramente a ragion veduta sta per diventare il personaggio di punta della televisione italiana. Già è uno che fa tantissimo, ma sta per diventare il numero 1 assoluto, e mai come in questa occasione. E io vi assicuro che, se per me non era uno che non si amava, al limite non dicevo il nome dopo, perché lo avrei proibito fino alla morte, però gli dicevo tutta la verità, lui merita tutto il bene e tutto quello che sta avendo, e non dirò mai che sto parlando di Stefano De Martino. Ma lo faresti un Sanremo con Stefano? Io con Stefano facevo sotto cosa, perché tutte le cose che ho fatto con Stefano fino adesso si sono rivelati vincenti, e non è detto che con me, perché io sono uno che non è che mi adatta a tutto cosa, quindi se funziono con un personaggio, perché significa che lui mi mette completamente a mio agio. Io ho fatto l'unica vera edizione di Made in Sud, perché l'altra era durante la pandemia, quindi fu un po' irregolare, di Made in Sud, e poi ho fatto Stasera tutto il possibile con lui, poi è venuto a Peppy Night più volte, è stato carinissimo a farmi questo meraviglioso regalo. C'è un feeling immediato, ma non so perché, se ci siamo conosciuti abbiamo lavorato insieme in un'altra vita, ma dal primo momento siamo stati in perfetta sintonia. Stefano è proprio in gamma. Stiamo andando tutti sul positivo. Vediamo se esce qualcuno. Che sei un pazzo meraviglioso. E io che pazzo va proprio d'accordo, vado d'accordo. Ma che pazzo. Sai che io lui non lo conoscevo proprio, cioè di fama, ma sì. Noi ci siamo incontrati la prima volta sul palco del Peppy Night. Ah. Sì. In diretta, in onda, è come se... Non l'hai conosciuto prima? No. Bellissimo. È come se ci conoscessimo da sempre. Cioè lui ha capito perfettamente quali erano le mie corde di far ridere, io ho capito dove lui voleva andare. Sì. E ha fatto cose, ha detto cose straordinarie al Peppy Night. Mm. E, insomma, lui è uno che io istintivamente, anche se è criticabilissimo, che fa cose, fa un guaio giorno, però io sono attratto professionalmente da lui, veramente. Lui, non dirò il nome, sì, però anche lui è uno che dice e fa cose che quasi non te l'aspetti. Ma è possibile che viene da un ambiente così, da una cosa così, è così illuminato. Lui è illuminato perché dice e si comporta in modo e si esprime in un modo in cui dimostra che il successo è giusto. Non mi piace tutto chi lo fa questa attorno. Chiaro, chiaro, condivido, non mi fa impazzire. Questo è... Lui è uno proprio forte, una forza... Bella foto hai scelto, complimenti. Sì, no? Ma saporici un po' belle che mi carei fondamentalmente. Sta bene, ti guarda mentre parli di lui. No, vabbè, ma lui è abbastanza un punto di riferimento per come si possa, diciamo, diventare... essere professionisti nel nostro campo e raggiungere degli obiettivi. A volte è anche un punto di riferimento come pussa per campà, no? Lui ha veramente tutti conosce tutti i segreti per andare incontro alle persone. Ha un grande rispetto per l'amicizia, ha dei valori che dopo tutto il successo incredibile che ha da 30-40 anni di solito si smarrisce, invece non lo smarrisce mai, quel saper vivere che è fondamentale. Poi quello che è come artista è sotto gli occhi di tutti, come persona è veramente uno di quelli da prendere come esempio. Andiamo con gli ultimi due. Lui che fino abbiamo parlato positivamente, un altro grande artista. Allora ragazzi, se devo dire la verità, se devo dire, allora diciamo carattere è che secondo me già hanno capito con questo, guarda. È uno veramente capote, ma come è possibile? Uno può dire che lo fate chissà, però è uno che ha fatto cose importanti. Se la regola è il fare, lui ha fatto, sì, perché ha fatto. Poi come riesci a scarrubare quello che fa è anche una dote rara, una magia da studiare, però ha fatto tanto, però riesce a veramente a creare dissidio, polemica, inimicizia, antipatia in un modo che è un talento che è tantissimo, però è uno che ha fatto tantissimo, e questo bisogna dare atto a lui che insomma, ha ottenuto risultati clamorosi, anche recenti, anche se sembrano lontanissimi. Comunque ha detto quasi tutti quelli che abbiamo mostrato hanno talento, sono bravi. È perché stai notando con persone che hanno delle mossa, cosa succede? Questo non penso abbiano molto talento, non guaiato proprio. Ragazzi, perché io non vado mai, cioè io devo a un certo punto devo saper dire di no. Mo non le mai fatto quattro perché eravamo noi, io e Riccardo. Questo lo potevamo mostrare. Solo chi lo malamente. Tutte idee sue, ovviamente. Tutte idee mie. Senti, parliamo un po' di calcio, Peppe. Però dell'anno passato, che quest'anno c'è stato veramente poco di calcio da parlare. Festa scudetto dell'anno scorso al Maradona. Ma ce lo puoi svelare qui il microfono. L'hai buttato tu o no. Il presidente l'ha rivelato alla fine. Il presidente rivelò. No, il presidente mi disse. ci divertì, pensano troppo l'anno, ma adesso saranno sottoso solo che la partita che non significava proprio niente, pare che era quasi un beach mese, perché dopo c'era stato tutto un festival, noi stavamo tutti noi che facevamo parte del cast della festa, mischiate mezzo di qua, non si capiva niente, pareva una cosa, però uno dei momenti più belli assoluto, per me tifoso immagina stare là, è veramente una cosa meravigliosa. Non funzionavano proprio i microfoni, cioè niente. Okay. Però devo dirti che non c'erano proprio possibilità che potessero funzionare, cioè quella era una cosa che si era una prova tipo per mesi, perché io dovevo fare una cosa nelle curve con una distanza così grande, con 40-50.000 telefonini accesi, con tutte le onde, le cose che poi mi spiegavano tutti i tecnici, era una cosa che non si poteva mai fare se non provandola, ma provandola col pubblico, che l'ho provata senza pubblico, è chiaro che funziona. Poi con tutta la gente non c'era proprio possibilità che potesse funzionare. La cosa bella fu come mi accolsero le due curve, perché le due curve non erano proprio contente di quella festa, diciamo, perché volevano fare la festa in città. Sì, il pullman scoperto e tutto. Quindi da Gigi, la verità non è che loro erano proprio entusiasti. Avevi anche un po' di ansia prima di uscire? Un po', perché tu vai in un posto 20.000 alla parte, 20.000 nati, non è che proprio persone che non è che un salve il signor Iodice, gradirebbe, no, era un affetto, mi accolsero abbracci, cori. Bello. Prima che andassimo in onda, poi ci indossavamo neanche in onda perché funzionava, però fu comunque un'esperienza bella, fu una profonda emozione. Ovviamente dal punto di vista professionale televisivo poteva essere una cosa molto divertente, molto forte, io in curva, gente non si sentì per un attimo, si sentirono i microfoni solo quando parlai col presidente nell'ultima cosa che non era nemmeno organizzata. Nel senso che il presidente istintivamente si venne a sedere vicino a me, ma il collegamento era io che parlavo con delle persone comuni in tribuna e lui venne a sedersi vicino a me. Ovviamente tu che fai? Dice, come no? È buono. Non sei qua? Sì. Che cosa vogliono domandare pure a Stefano? Perdonami, ma il programma no. Bellissimo. Se qua, sì, cioè, ti spero che non se ne accorge. Da un abbraccio De Laurentiis. E lui no, ma... Ma chi ti ha inculato il telefono? Il microfono? Ma che lo sai? Cioè, si informò e lui disse in diretta il nome del fondo, cosa solo del nome. E io facevo là, e niente, facemmo questa chiacchiera dove lui è un istrione, cioè apre un microfono e dice che perciò io dico che al Peppy Night lui sarebbe fantastico, perché poi io voglio dire, alcuni ospiti hanno un po' paura, no, di quello che io possa fare, però io la cosa che devo dire, una cosa tra di noi, è che io sono irruente, a volte un po' sembro invadente, però ho un profondo rispetto per le persone, le carriere, conosco perfettamente la storia di tutti gli ospiti che arrivano e quindi io non potrei mai offendere una carriera, chiaro, una persona per bene o un professionista che ha una storia. Io conosco perfettamente le storie di chi fa il mio lavoro, ma anche di chi opera nel mondo. Poi chi viene allo spettacolo non sa ancora cosa andrà a fare. No, nessuno non sa chi sono gli ospiti che stanno con la trasmissione. In verità non sono manco pubblico, perché noi non abbiamo mai annunciato un ospite al Peppy Night. Mai. Però tramite Calcio Napoli 24 facciamo l'invito al presidente. Che poi se l'invito al presidente della Juventus l'abbiamo anche un po' fatto avere altre volte. Io, per me sarebbe un'occasione meravigliosa, perché il Peppy Night è la trasmissione vista dai napoletani di tutto il mondo. È una trasmissione semplice, diretta, in cui non ci sono domande calcolate, ci sono le domande che farebbe un tifoso, che sono io, al presidente della squadra del cuore. Quindi sarebbe veramente un'occasione meravigliosa per Peppy Night, ma potrebbe essere anche un modo per mostrare un presidente, Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa sempre che deve creare dei film, l'imprenditore beva così tanta creanza, bello, la parla tra noi che Dalal, che Nocella, che Ovina. Senti, allora, prima che lo so che tu stai fremendo per il giochino finale, te lo faccio fare, non vedo l'ora. Io già ora mi dissocio, ti dico solo questo, Peppe. Parliamo ancora del Napoli, perché mo questa stagione come se non ci fosse stata, mettiamola, però purtroppo c'è stata, però bisogna saper ripartire a questo punto. Certo, certo. Quindi io non ti chiedo se vuoi dare un consiglio al presidente Aurelio De Laurentiis sull'allenatore, perché dobbiamo... non saremo all'altezza. Io ti chiedo solo, tu visto che molto spesso telefoni al presidente e non solo, ti faccio fare due telefonate, una all'allenatore che vorresti che venisse a Napoli per convincere, e uno invece all'allenatore che non vorresti vedere a Napoli, lo devi dissuadere in qualche modo. Io voglio dire questa cosa, che quest'anno è stato un anno surreale, strano, cioè ci sta che, sì, che uno ha un calo dopo una vittoria così grande, no? Dal punto di vista umano esiste la legge della compensazione, cioè dopo una gioia così grande è naturale che poi devi avere una delusione forse o un calo abbastanza grande, così grande era imprevedibile, quindi è successo qualcosa. Il problema dei calciatori, allora, gli errori del presente sono sotto gli occhi, li ha messi anche a modo suo, e sono consolidati, ormai è così. Però anche i calciatori hanno fatto un errore di valutazione, perché io credo che ci siano stati dei gap col presidente, tipo il presidente non ha fatto una dichiarazione così, oppure non ha, non ha confermato un contratto, o non l'ha ridiscusso, va bene, tutto quello che volete, quindi il giocatore si sente, come a me, se un produttore mi tratta male, mi sente, non sento più, mi sento più vicino a quella causa, e quindi io col produttore un attimo c'è le distanze, però quando vado in scena io c'ho il pubblico, non c'è proprio niente, che è quello che sempre mi dà, e sempre mi dà tutto quello che ho. I calciatori hanno il popolo di Napoli, c'hanno i tifosi del Napoli in tutto il mondo, che dovevano tenere in considerazione e non hanno tenuto in considerazione. Diceva su Guaglione 20, 22, 23 anni, in effetti chi lo fosse buono con il calciatore se facesse a 50 anni, che uno tiene tutta questa consapevolezza, e in quel caso non si sarebbero comportati così, perché questi ragazzi non hanno tenuto in considerazione il pubblico che stava là tutte le domeniche, ad aspettare un rilancio, un qualcosa. Loro, adesso lo possiamo dire perché è finita la stagione, questa cosa non l'hanno tenuta in considerazione, non c'è cattiva fede, però hanno fatto una cosa grave, perché il pubblico invece viene sempre tenuto in considerazione. Uno si è litigato con il presidente, va bene, però io vado in campo e do tutto quello che ho. E per assurdo tu trovi, perché alla fine siete tutti svalutati, cioè alla fine siete tutti che avrete, non avete più potere contrattuale, voce in capitolo. Tu dici io sono, ma chi sei? Non mi ricordo neanche più. È chiaro che anche sa, se parlava l'anno scorso aveva un peso contrattuale, se parla adesso dice ricordami più quello che ha fatto mo, perché è sempre così, il finale di uno spettacolo è quello che ti resta in testa. Allora, io la telefonata fatta così diventa complicata, però ti dico una cosa, a me mi hanno detto, io c'ho una fonte milanese che mi dice che siamo molto vicini. Stiamo per annunciare il nuovo allenatore del Napoli. Io vi direi a tutti voi, la partita Calcio Napoli 24, tutti i siti, io spero veramente la Madonna che il presidente l'annuncia prima possibile, che io mi pigli proprio lo stomaco quando tutti i giorni 500 volte i giorni vicino a questo la prima notizia, e poi ci vedrò primo minuto tutto il contrario, ma no, solo uno, tutto qua. Io che vi ho tutti sui miei social e che comunque tengo sempre questa patologia, comunque c'è a Brea, ma faccio a me sembra proprio io rimisi il resistente, o vengo cassutte, oppure il presidente deve annunciarlo. Io ho una notizia da Milano, che è uno che di solito indovina, però mo lo dà solo mai trash metà. Io so che è quello lì del Milano. Boom! Io so che l'abbiamo detto. Io so che è quello, però è una fonte che sta molto dentro alle situazioni milanesi, che mi dice questo. Poi io non lo so, tra l'altro non dico manco uno che dico mi sto alimentava chi volesse, perché beh, anche il tuo preferito, Pioli. Non mi dà, non abbiamo mai detto il nome. È da Milano, allora Milan, Fabio Capello. Allora a me l'entusiasmo maggiore me lo dava Antonio Conte, ti devo dire la verità, sono pure banale, però a me Conte è quello che arriva, forte personalità, arriva, ha un carattere forte, che è quello che serve mo, perché mo serve proprio carattere forte. Eppure sarebbe una bella trasmissione, Conte De Laurentiis al Peppy Night. Ma sai che c'esce là. Però non ti ho detto i due che non ci sono più da Peppy Night. Ah sì, due ospiti da Peppy Night fortissimi sono Franco Califano. Califano al Peppy Night sarebbe stato mondiale. Secondo me ti rubava la scena poi Califano. Io regalavo. E Mario Merola, Peppe Night, è stato fantastico. Ci stiamo per salutare. Sì, dobbiamo andare molto di corsa. Voglio farti giusto per concludere un giochino che abbiamo pensato per te. No, che hai pensato? Che ho pensato, Riccardo si dissocia. Io mi si chiama pornostar o tennista. Ora ti facciamo sentire degli audio. Tu ci devi dire se è una pornostar o un tennista. Chiaramente abbiamo aggiunto alle pornostar le palle. Cioè le palline. Il rumore della pallina colpita dalla pallina. Regia audio 1. Secondo te questo è un tennista o un pornostar? Pornostar. Sbagliato, era un tennista. Matteo Berrettini. Ma Matteo Berrettini a casa però. No, mentre giocava. Sentiamo il secondo audio. Questo dovrebbe essere facile. E questo è stato anche ospite alla trasmissione, Rocco Sifredi. Rocco Sifredi dice. Vai col terzo audio. Tennista, esatto. Perché era troppo esatto. Bravo che era la Sciarapova, esatto. Giusto? Salutiamo Riccardo anche la Sciarapova che ci segue sempre. Quarto audio. Questo è un po' più... questo è un po' peggiostro però. Tennista, bravo, hai capito il meccanismo. No, è perché più o meno sono pratiche di lato meccanismo. Sì. Audio 5. Ma quanti c'è? Non ce l'aveva fatta. Rimettiamolo. Tennista. Questa invece era una pornostar. Non sei espertissimo di porno. Vabbè, si può. Chi è? No, pornostar non lo so, non li ho montati io. Che noi abbiamo avuto Malena in una delle ultime puntate. Non era Malena. Salutiamo pure Malena. Ultimi due, vai con. Ciao Malena. Ultimi due, sentiamo il sesto. Questa. Pornostar. Pornostar, bravo. E concludiamo con l'ultimo audio 7. Questo è dolorosissimo. Questo è Vincenzo Testa, in realtà. E sei tu? Tennista, risentiamolo. Non c'è. Tennista, era tennista, anche perché se era una pornostar sarebbe andata in ospedale. È chiaro, un momento di televisione altissimo, grazie al nostro Vincenzo Testa. Mi raccomando, per il Peppy Night non rubarti questo format. No, lo puoi rubare. Pensando, Critelli, Purzo. Segniamo. Grazie mille Peppe di essere stato qua, veramente è stato un piacere. Ti chiedo proprio l'ultimissima su due persone che tu conosci bene, Gigio Donnarumma e Lorenzo Insigne. Tu Gigio lo ascolti molto, lui voleva andare è andato a Parigi per la Champions. Le cose non stanno andando, ma non è che Gigio si vuole riavvicinare un pochino. Gigio mi ha sempre rivelato che lui ha quella passione milanista da piccolo, non l'ha mai negata, però da grande lui è diventato molto attaccato al Napoli, vicino al Napoli, lui me l'ha sempre detto e ha una grande nostalgia di Napoli, proprio della sua terra. Io sono stato a Parigi l'anno scorso e lui dice andiamo a cena dopo una partita per Paris Saint-Germain Monaco, ti porti io, dice ti andiamo a mangiare nouvelle cuisine. Andare a un ristorante napoletano a mangiare parmigiani di friarella, ma io ho fatto stamattina a Napoli, cioè non è che non mancava stufatti, in verità mancavano a lui tutte queste cose e lui è un ragazzo meraviglioso. Io quando sento parlare di Donnarumma è un guaglione straordinario, meraviglioso, è uno veramente attaccato ai valori veri della vita, anche se tu dici però sapia tutti i soldi, ma secondo voi chi lo che da fare? No, niente lì perché Gigio proprio persona meravigliosa, Lorenzo un po' più introverso di Gigio, è uno che a Napoli ha vissuto momenti fantastici, però anche grandi momenti di pressione. Io so, ma non lo sento da un po', ma so che in Canada in questo periodo della sua vita sta molto bene con la sua famiglia, e quindi sono contento di questo. Signore e signori, Peppe Iodice, io vi aspetto il 30 di maggio allo Stadio Maradona. Vi devo dare una notizia. Vai. Sì, è una data il produttore in questo momento. Sono stati aperti altri 3 settori, perché ringraziando Dio la curva è tutta piena. Hanno aperto i settori giù, che poi sono quelli in cui si vede bene. Avevamo pensato in un primo momento di non prenderli, perché televisivamente sarebbe complicato inquadrarli. Adesso abbiamo aggiunto telecamere, perché quando non guadagnate i soldi, quindi hanno accattano una telecamera in giù, e quindi abbiamo aperto anche 3 settori giù, che sono posti in cui si vede molto da vicino il palcoscenico, e quindi la diretta di Canale 21, che saremo in diretta su Canale 21 dalle 20:50 il 30 maggio, ma io credo che una notte magica così bisogna guardarla da vicino, quindi vi aspetto allo Stadio Maradona, venite prima, perché poi sennò andiamo in diretta, quindi arrivate prima, perché tanto è una festa che dobbiamo vivere insieme, e mo' si stanno acconciando pure i tempi. 30 maggio, Stadio Diego Armando Maradona, il Peppy Night, non mancheremo, grazie ancora Peppe. Grazie a voi ragazzi, grazie e complimenti, sempre Forza Napoli. Ringraziamo Emanuele Bernardo in cabina di regia, Vincenzo Testa che ce lo facciamo, è capitato, grazie a te Riccardo, grazie a te. Un saluto e ringraziamento a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, che vi augura buona giornata e buon proseguimento su Calcio Napoli 24 TV.